E la puntata di ieri di Live Non Era D'Urso, 18 novembre 2019, il simpatico Vittorio Feltri, direttore di Libero, avrebbe abbandonato lo studio. Siete delle galline, avrebbe detto il simpatico e bravo Vittorio Feltri. Le prime degli sferati a intervenire è stata proprio Alda Deusanio, che si sarebbe rivolta a Vittorio Feltri, lui stesso ospite in trasmissione. Avrebbe detto di aver visto tanti giovani che, pur non avendo mai letto un suo articolo, lo ritengono un esempio per colpa del suo linguaggio colorito utilizzato. Io parlo come la gente comune, voi fate un'inutile guerra al vocabolario, avrebbe risposto Vittorio. Poi è stato il turno di Luxuria, che in puntata si sarebbe scontrata, come già vi ho parlato nell'altro video, con il buon Vittorio Sgarbi. Però si sarebbe scagliata anche quest'ultima, ossia Luxuria contro proprio Feltri, avrebbe detto: i termini frocio, ricchione, culattone sono battute che possono strappare risate, ma sono un insulto e c'è chi si è suicidato per colpa di queste parole. Feltri ha provato però a spiegare che non vuole utilizzare il termine gay perché è inglese e che non ritiene quelle parole degli insulti. Viene più volte interrotto mentre parla, inizia a innervosirsi, quindi avrebbe detto siete delle galline. Ma Barbara dove le ha trovate? Avrebbe poi chiesto. E poi l'ultima sfera, quella di Veronica Maglia, anche lei avrebbe sottolineato che nonostante la fascia protetta di Live non era d'Urso, le parole di Feltri verranno riprese un po' ovunque. Ma lei non ha dei nipoti? Avrebbe chiesto Veronica e Vittorio Feltri avrebbe risposto sì, e mi rompono anche i coglioni. Vi ringrazio per l'ascolto, cari utenti di YouTube, questo dunque sarebbe quanto. Un saluto caro a Vittorio, a Luxuria, a Veronica Maglia e a tutte le altre persone del mondo. E soprattutto quelle di ieri all'Aeronautico. Al prossimo video.